Siete pronti, amici miei, benvenuti su Jekuber.it, live shopping, questa nuova piattaforma dove la televisione viene in casa vostra ovunque siete. Non dovete essere in casa per accendere la televisione. Adesso la televisione può essere direttamente sul tuo smartphone quando siete in viaggio o sulla spiaggia. E che cos'è Yes I Can? Questa è la nuova stagione. Yes I Can è un viaggio dove noi lavoriamo proprio per chiacchierare con le persone. Vi presento Alessandra. Salve a tutti. Allora, Ale, perché hai deciso di cercarmi per fare, o candidarti per fare Yes I Can? Innanzitutto perché ho visto le tue richieste sui social, sul live, e perché ho deciso di rimettermi in gioco come donna e di riprendere in mano il mio essere donna, fisicamente e mentalmente. Allora, parlando di questo, volevo spiegarvi, ragazzi, un vecchio, diciamo, amica di Yes I Can. Ho tanti video, lo vedremo insieme, per spiegare qual è il mood, qual è questo mood di Yes I Can. Il nostro mood è di avere delle donne che si raccontano, storie vere, no? Perché essere donna è Verissime. tanta roba, o sbaglio? Tantissima roba, non sbagli, Non non sbaglio. sbagli, no, assolutamente Perché no. dobbiamo sentirci super donne, no? Mamme, Dobbiamo, figlie. sì, no, mamme, figlie, mogli, come ti dicevo prima, anche amanti, perché bisogna amare noi stessi, bisogna amare il proprio compagno e bisogna amare i propri figli. Quindi non è solo, dici io sono una donna e basta, no, io sono una donna, sono un'amante, sono una mamma, sono una lavoratrice, io sono tanta roba. E a Dici bene te? volte è vero o non è vero che ci sentiamo anche leggermente schiave di questo ruolo di essere l'accudatrice di tutti che ci Sì, e circondano? mai di noi stessi. E Esatto. noi ci prendiamo cura dei propri figli, del proprio marito, dei propri genitori, perdendo poi di vista quello che è il nostro essere donna. Non ci prendiamo cura di noi stesse, o perlomeno non lo facciamo abbastanza. E io ho deciso invece di da oggi e voglio prendermi cura di Alessandra. Allora, io voglio farvi sentire un'amica che si chiama Daniela, che ha fatto parte del nostro Yes I Can, e andiamo a ascoltarla insieme. Lo faccio partire e ascoltiamo. Io mi sono candidata per fare Yes I Can per ritrovare la Daniela di un tempo, la Daniela iperattiva, la Daniela sportiva, la Daniela che ha voglia di muoversi continuamente, non la Daniela che sta ferma e che fa la passeggiata col cane, però lì si ferma la sua attività fisica. Voglio ritrovare quella voglia di allenarmi, quella grinta che avevo nell'allenarmi, che mi piaceva tanto e che adesso non ce l'ho. È la vita che ci deve essere sempre, a qualsiasi età. Perché noi invecchiamo anagraficamente, però in realtà, certo, a meno che non ci siano problemi particolari, insomma, tutto il resto si può fare. Yes, I can, si può fare, perché siamo vive. Finché c'è vita, c'è speranza per tutto, quindi siamo vive e dobbiamo vivere. Daniela vuole fare un augurio a se stessa di affrontare ogni giorno come fosse il primo giorno della nuova vita, non l'ultimo, il primo, perché c'è un grandissimo percorso davanti a me da dover fare, ma in tutto. Questo è il mio augurio, di avere sempre questa voglia di andare avanti, di vivere pienamente ogni istante della mia vita. La nostra amica ci parla proprio di questa voglia di vivere, la parola è giusta, lei ha detto io voglio vivere, la voglia di vivere. Da donna, ok, Sì, dimmi. arriviamo a che età secondo te passiamo da quella spensieratezza dei nostri 20 anni a questo, diciamo, pesantissimo legato agli obblighi da donna a Ma probabilmente quando si diventa mamme, donna? perché uno ha la responsabilità dei figli, a qualsiasi età uno diventa mamma, che siano 20, 30 o 40 anni, si
ci si rende conto che si ha degli obblighi verso qualcuno di indifeso, qualcuno che ha bisogno di te e vive solo in funzione del tuo amore, Certo. della tua cura. E quindi lì senti l'obbligo di dover dare qualcosa a qualcuno. Però vogliamo anche dire la verità, quando cominciamo a dare alla luce la nostra prole che adoriamo, Assolutamente però sì. cambia radicalmente il fisico della donna, perché le anche, non so se tu lo sapevi, ma le anche per prepararsi per il parto si allargano, abbiamo un rilascio di un ormone che rilassano proprio i legamenti che tengono il bacino e dopo che diventi mamma ti cambia anche La fisicamente. conformazione, Ok, sì, che cosa è è vero. cambiato nel tuo corpo dopo la gravidanza? Allora, innanzitutto, vabbè, ho preso del peso e io già avevo una forma dove accumulavo più grasso nei fianchi e all'addome, però si è dilatato il bacino, non è ritornato, non sono ritornata con una forma, ripeto, non sono mai stata, Filiforme. no, assolutamente no, però mi è rimasto il bacino largo e la conformazione a pera, si può dire, si Sì, dice, no? Conformazione a pera, sì. Sì. Con un'accentuazione di grasso, sull'addome, questo sì, a livello fisico proprio, che Sei non... riuscita dopo. Allora, io voglio Allora, sapere. sono riuscita a perdere il peso che ho accumulato durante la gravidanza, quello sì. Però, nonostante io abbia recuperato il peso pre-gravidanza, il fisico non è mai più tornato come quello Di di prima, prima, allora sì. parliamo anche di questo perché io spesso parlo di menopausa, però parliamo anche di post-gravidanza perché cambia Sì. i capelli, la Sì. pelle può cominciare a macchiarsi, cioè molte donne hanno un problema di avere delle discromia che proprio a causa dei cambiamenti ormonali cominciano a notare delle chiazze diverse sul viso, Diventa anche più secca, più più secca. irritabile, diciamo più irritabile. Irritabili noi o la No, la pelle? pelle, La parlando pelle. della pelle, irritabile la pelle. Noi diventiamo più Noi irritabili che non dormiamo più quando siamo mamme, perché io mi ricordo il fatto di mancare il sonno, tipo camminavo come oh, come la giornata, sembravo una zombie. Ti ricordi? Perché mi ricordo sì, perché poi i bambini mangiano ad orario e questo orario è a ciclo di 24 ore su 24, loro non conoscono il giorno e la notte, per Non. cui e quindi lì che entri nell'ottica dell'idea che ti devi prendere cura di qualcun altro e tu in quel momento ti annienti, non esisti più. Esatto, e non esisti più. E poi arriva un certo momento della vita che a causa della vita o a causa magari di tante situazioni, no, una perdita non importante. Eventi avversi, no? Dico io, Sì, eventi avversi. quelli che non te l'aspetti e cambia radicalmente il tuo approccio con te stesso. E arrivi, e Yes I Can serve per questo, di arrivare a questo punto dove noi cominciamo a dire valgo, agisco, cambio e si può a qualsiasi età. Ma andiamo a ascoltare un'altra, diciamo, un'altra testimonianza delle nostre amiche di Yes I Can. Siete pronti? Andiamo a ascoltare. Perché? Allora, innanzitutto voglio iniziare a guardare me in primis e non più gli altri, quindi non più fare insomma la spettatrice, ma essere parte attiva del mio cambiamento. I risultati che ho ottenuto sono stati la perdita di 9 kg ad oggi e ovviamente non ho intenzione di fermarmi. Io non so se l'avevo già detto, ma ho passato un periodo di isolamento in cui stavo praticamente sempre sola e non parlavo con nessuno. E invece adesso ho imparato a condividere, quindi condivido con il gruppo di Yes I Can, parlo di più con mia mamma, con i miei amici, col mio gruppo di lavoro. Adesso anche l'alimentazione è tornata ad essere, diciamo, un'alimentazione normale. Mi piace prendermi cura di me, quindi scelgo gli alimenti giusti, non ho bisogno di schifezze, però un conto è mangiare una cosa perché mi va e un conto è farsi una buffata, sono due cose diverse. Non mi sento in colpa e quindi per me questa è una grandissima vittoria. Io sto rinascendo grazie a te, che mi hai dato la forza di iniziare questo percorso, perché io non mi sarei data fiducia.
Però grazie a te che mi hai scelta, io pezzetto per pezzetto sto riconquistando la mia vita. Sandra, quando noi parliamo delle donne, sì, quanto si amano le donne? Tu, aspetta, facciamo un'altra domanda. Okay. Tu mi puoi dire, mi amo, mi accetto come sono? Ni, nel senso che io ultimamente non mi amo, ma non mi accetto molto per quello che sono, perché ho difficoltà ad accettare i cambiamenti che il mio fisico e il mio corpo sta avendo in quest'ultimo periodo. Parliamo di questo, i cambiamenti. Ci vuoi condividere quanti anni hai? 50 anni. 50. Io ho 50 anni e ho subito 8 anni fa un intervento di isterectomia e quindi sono entrata in una menopausa chirurgica che mi ha portato nel corso di poco tempo a dei cambiamenti notevoli, soprattutto come donna, perché mi sono sentita all'inizio privata di ciò che mi faceva sentire una vera donna, quindi con dei problemi a livello psicologico importanti, dei cambiamenti fisici notevoli, non solo un aumento di peso localizzato all'addome, cambi di umore, non mi sentivo abbastanza per il mio compagno, per il mio marito, mi sentivo come se non fossi più all'altezza del suo amore, e quindi questo mi ha portato ad avere dei problemi relazionali, e poi non mi sentivo più donna, non mi piacevo più, e fino a che poi ho incontrato sul web i mitici webinar motivazionali di Jill, i famosi 5 minuti, dove lei in soli 5 minuti riesce a trasmettere tanta energia. Sei empatica, sei veramente empatica. Questo lo continuerò a dire, perché tu riesci a trasmettere tanto e tanta motivazione e tanta energia. Sei una persona vera. Grazie. Vera e reale, non vendi promesse, non vendi aria fritta, vendi e trasmetti realtà. Beh, quello che faccio quando molte persone dicono, sei molto convincente, no? Quando parlo dei miei prodotti, perché non vendo per avere una questione soltanto finale alla vendita stessa. Io provo i prodotti su di me e voglio risolvere i problemi. Amici, io quando parlo di Yes I Can e vedete, ci sta passando sotto, se volete diventare con noi un protagonista di questo programma, è semplicissimo, potete scriverci un'email a info@gilcooper.it o altrimenti ci potete contattare sul nostro WhatsApp business, che è +34 633 71 1273, e mettetevi in lista per venire a fare una chiacchierata con noi, perché alla fine sai che cos'è secondo me, Alessandra? Tante donne là fuori si sentono sole. Sentono come devo affrontare, magari, come hai detto tu, un intervento che non te l'aspettavi, che ti ha radicalmente... Ti ha cambiato. Però ti sei sentita sola, sì, durante quel periodo, 8 anni fa? Sì, in quel momento sì, mi sono sentita tanto, tanto sola. Ma non perché non avessi l'amore e il supporto della mia famiglia, mi sono sentita sola come donna, come l'essere donna. E parlare con te, vedere, ascoltare quello che tu dici, mi fa capire che in realtà io non sono sola. No, non ci sono sola. Altre persone che come me hanno vissuto, vivono ed hanno delle problematiche più o meno importanti, perché non esistono solo le donne che hanno subito un'isterectomia o donne che sono entrate e stanno entrando in menopausa, ma ci sono donne che sicuramente hanno anche altre problematiche. Ma non siamo sole. Non siete soli, esatto. E poi l'altra cosa, ragazzi, è non c'è età. Io, se volete candidarvi, anche un ventenne può contattarmi, perché io vorrei far capire ai nostri amici là fuori che non è soltanto correre ai bisturi o correre all'estremo per essere felici con noi stessi. Noi, quello che stiamo parlando di Yes I Can, un viaggio profondamente interno tra me e me stessa. Io quando io chiedo spesso alle persone che cosa ti renderebbe felice, molte persone non sanno la risposta,
Perché pensano, se sono famosa sarò felice, se sono ricca sarò felice, se sono magra sarò felice, se io sono questo sarò felice. Ma la verità è che la felicità sta solo, esclusivamente, in un rapporto intimo con me stessa, dove io mi innamoro follemente di me stessa. Perché, Alessandra, se io Dimmi. mi innamoro follemente di me stessa, come comincerò a trattarmi? Che cosa farò di diverso? Sicuramente mi tratterò, è una frase che ti ho sentito dire tante volte, però corrisponde alla realtà. Io mi tratterei con rispetto, con amore e mi darei la priorità a tante cose, perché anche solo il fatto che io mi alzo la mattina e mi vedo bella, mi vedo e mi sento sicura di me, io non noterei, cioè non avrei problemi relazionali con nessuno, perché io dico no, ma io sono fiera, io valgo, Signocca! a me non interessa, non mi vuoi guardare, non mi guardi, non mi vuoi parlare, non mi parli, però io valgo, io so che sono, io mi sento bella. È un Perché problema innanzitutto, tuo. sei bellissima, Ti però adesso ringrazio. andiamo a ascoltare un'altra amica e quando Certo. rientriamo da questa chiacchierata, Sì. da questo bellissimo contributo, voglio chiederti che cosa vuoi da me, che cosa vuoi ottenere da me, però Ok. aspettate, non riveliamo ancora, No, non ci no. sono pause, diciamo, pubblicitarie qua, però non sveliamo niente perché voglio farvi ascoltare un'altra ragazza che ci si racconta qui a Yes I Can, da donna a donna, ascoltiamo. Timida. Tu hai tanto da dare alle persone che ci stanno guardando, perché una donna timida spesso e volentieri viene calcolata, la gente ti presta un'attenzione quando sei timida. Allora, diciamo che io sono timida a impatto o se sono al centro dell'attenzione, perché poi fondamentalmente sono molto amichevole, molto socievole. Questo programma mi ha portato a pensare un po' più a me stessa, a valorizzarmi. Da quando ho ripreso in mano la mia vita non ho più problemi fisici, cioè ho risolto tutto, non ho più quei problemi di attacchi di panico, di reflusso, di ansia. Adesso sto veramente bene, in pochissimo tempo e no, non me la sarei mai aspettato. E adesso mi accetto di più, ogni volta che mi guardo allo specchio sono diventata anche un pochino più vanitosa perché comunque mi piaccio. Allora, fino adesso ho perso 4 kg, di centimetri in realtà non li ho presi, però ho visto dalle foto che mi sono fatta un bel cambiamento. Mi sono sgonfiata molto ai fianchi e anche all'addome. Io consiglio a chiunque è fuori di candidarsi perché è un'esperienza che secondo me ti cambia la vita. E basandomi sulla mia esperienza, da una persona come dicevi, timida, insicura e che aveva paura ad esprimersi, ora io mi sento sicura, meglio con me stessa e soprattutto so quello che voglio, perciò ho preso un po' consapevolezza di me e quello che voglio dalla vita. Sentirsi sicura. Allora, io volevo parlare della timidezza di Sara perché è una domanda che secondo me tutte le donne temiamo le giudizi altrui. Ok, È vero, da quando è siamo giovani vero. siamo giudicate sull'aspetto e cioè gli uomini mettono la pancia e lo chiamano sostanza. Noi dobbiamo sempre essere schiave di questo Sempre obbligo perfette. dell'essere belle o giovane o quant'altro. Allora, che cosa ti potrebbe rendere più sicura di te? Che cosa potrebbe aiutarti a sentirti più sicura, più sicura è la parola giusta. Più sicura. L'accettazione di me stessa, riprendendo un po' di armonia nel mio fisico, perdendo un po' di peso, ritrovando quello che era secondo i miei occhi, la mia armonia, diciamo, la mia silhouette, io riacquisterei sicurezza in me stessa per poter dire io mi piaccio, sono bella, per cui sono bella io, non mi interessa il tuo giudizio.
Vorrei che tu mi trasmettessi la tua sicurezza, il tuo mood. Allora, cominciamo a chiacchierare e voglio cominciare a dire anche un po' delle cose. Dimmi. Che voglio regalarti per aiutarti ad avere questo risultato. Okay. Ok. Parliamo di metabolismo. Tu okay. mi hai detto, quando sei entrata, mi hai parlato proprio del fisico stesso, il metabolismo, sì. e poi mi hai parlato del sonno, corretto? Allora, sì. spiegami. A che punto sta il tuo metabolismo? Okay. Sta rispondendo o non sta rispondendo? Allora, il mio metabolismo era completamente rallentato perché, essendo entrata in menopausa, ho preso all'incirca 10 kg, aumentando di peso sull'addome e sui fianchi. E poi da fine settembre, ho iniziato a prendere la mattina il caffè verde e la garcinia prima di pranzo. Ho ottenuto dei risultati, sono riuscita a perdere quei 2 o 3 chili, però non riesco ad andare avanti perché ho una sensazione di stanchezza pomeridiana. La mattina con il caffè verde riesco a recuperare un po' di energie, però nel pomeriggio tendo a scemare, mi sento stanca, non mi sento molto motivata, è anche quello, e anche perché poi la notte dormo male. Dormi male. Mi okay. sveglio in continuazione. Questa è una conseguenza, come può essere una grande conseguenza del menopausa. Allora, chi entra in menopausa, non è detto, ma può succedere che noi abbiamo, purtroppo durante la menopausa, un peggioramento della qualità del sonno. La qualità del sonno scema o riduce con l'età, questo succede anche agli uomini, perché cominciamo a avere meno capacità di dormire tutta la notte per la durata della notte. È un sogno dormire tutta la notte. E non ti preoccupare, il tuo sonno sarà avverrata, perché adesso voglio parlarti del primo prodotto che io ti sto per mettere sul tuo percorso. Okay. Perché io con Yes I Can, che cosa faccio? Darò dei percorsi. Questi percorsi saranno per la durata di un mese, in 28-30 giorni, poi ci rivedremo, Alessandra, fra un mese. Okay. E andiamo a capire come diciamo aiutarti e vedere quello che succede. Okay. Allora parliamo di MetaBoost Day and Night. Okay. Perché mi parli, ok, caffè verde è eccellente per il nostro metabolismo, ma MetaBoost, come dice, dà ancora più potere al tuo okay. metabolismo. Lo prenderai un MetaBoost Day la mattina per a riattivare il metabolismo, okay. Okay, che ti aiuta per tutto il giorno, e poi di notte c'è MetaBoost Night, okay. che aumenta l'aiuto di consumare o metabolizzare i grassi di notte, dormire più profondamente per tutta la notte per rigenerarti, che ci aiuta anche l'autofagia, che vuol dire il consumo delle cellule vecchie inutili nel nostro corpo, che è molto importante, che succede solo di notte quando siamo addormentati profondamente, e ti aiuta a svegliare rigenerata, perché noi produciamo soltanto di notte la GH, o quando siamo addormentata, perché le puoi fare anche di giorno, quando siamo profondamente addormentata nella fase 4, arriviamo a produrre l'ormone della crescita, che si chiama GH, o io lo chiamo l'ormone della ricrescita. Così il primo regalo che ti do saranno questi due. Grazie. Aspetta, perché poi ti do anche la sacchetta. Okay, tienila qua per un attimo e poi qua. Ti dico un altro prodotto. Sono meravigliosa, preziosa. Melissa Composta. Melissa Composta è un fitoterapico che noi utilizzeremo solo di notte. Questo è proprio per dormire. Okay. Rilassa e ti aiuta quello che si chiama monkey brain. Okay, monkey brain è il cervello che ti sveglia di notte, le 2-3 di notte, e ti parla. E anche se tu tenti di dormire, come, che cosa succede? No, non ci riesci, perché ti segui il discorso del tuo cervello, è come se parlassi, avessi sì, io mi sveglio pensando a quello che ho fatto, a quello che devo fare, alcune cose che mi sono successe, sì, fai certi ragionamenti con te stessa. Che... E si dice il cervello della scimmia, ok, e ce l'abbiamo, e questo è il secondo prodotto, ma Prezioso. Nel frattempo andiamo anche a ascoltare altre amiche, perché voglio farvi ascoltare le storie vere, donne vere che hanno già fatto Yes I Can della vecchia stagione. Andiamo a vedere insieme un'altra amica che ci racconta del suo viaggio con noi. Sono cambiata di peso, sono cambiata di fisico, sono cambiata di testa. Mi piaccio molto di più, mi propongo diversamente. Diciamo che prima magari c'avevo un po' di timore, perché non mi sentivo io sicura di me stessa. E di riflesso mi proponevo così, come mi vedevo, un po' paurosa di impressioni che potevo fare agli altri. E io tifo per voi, scusate che sono tutto.
E quanti ti hanno detto che non sei all'altezza? Vabbè, parecchie, però cerco di non ricordarmeli, però se fai così mi riporto a natura. Sono tremenda io, eh? Allora, molte persone che mi conoscono dicono che faccio piangere tutti. Però... Vero. Però lo sai che è cosa bella della lacrima? È di non tenere più dentro il male. Perché i mostri, il male tenuto dentro, prima o poi diventa come una spina che diventa infettato e prima o poi ci crea infiammazione e ci fa male. Chi ti ha fatto male? Ma anche da sola a volte ti fai male non stando attento alle le cose che ti circondano, diciamo, che ti fai mettere sotto anche senza renderti conto. E poi a un certo punto dici, però più sotto di così non si può, cerchiamo di uscire. E allora... C'è niente, io ho un percorso anche di malattia, di tutto quanto, quindi dopo 6 anni dopo la malattia ho detto io non ce la faccio diversamente, allora se ce la posso fare io ce la possono fare tutti. Io sono molto contenta che stai qua. Grazie. Perché penso che c'è una storia molto importante da raccontare. Grazie. E sono stata brava, costante e brava, devo dire complimenti a me, ce l'ho fatta. Se mi devo guardare allo specchio mi direi... Continua così e non fermarti mai, perché chi la dura la vince. E io non voglio tornare indietro, voglio andare avanti, però voglio andare avanti su questa strada che l'ho presa. Proverò di fare di tutto per andare in questa direzione. Io voglio dare l'opportunità di rinascere e un po' l'ho fatto per me stessa, ormai è diventato per me una missione, questa missione di far vedere la donna quanto è importante, quanto è capace. E io dico sempre, una donna che ama se stessa e protegge la propria salute e si cura e si tratta e si nutre, diventerà sempre una madre migliore, un amante migliore, una moglie migliore, una figlia migliore, un'amica migliore. Anche. Perché la donna spesso, dimmi se non è vero Alessandra, che la donna, questo ruolo da schiava, diventiamo schiavi di tutti gli altri, ma non ci amiamo, non ci trattiamo con rispetto, o sbaglio? Perché siamo presi dagli altri, siamo presi dal lavoro, dall'essere mamma, dall'essere moglie, dall'essere figlia, dall'accudire tutti gli altri e non accudire se stesse, non accudire i propri bisogni. Allora, ci annientiamo, però la cosa bella è che tu hai colto questo invito di diventare una protagonista, l'hai colto proprio... Sì, l'ho fatta, ho detto, dico, questa è la mia chance, adesso voglio pensare a me, okay. voglio questa opportunità, me la voglio prendere. Allora, la tua opportunità includerà, ok, integratori, includerà la bellezza di allenamenti, farai sì. La mia palestra online, okay. Ti faccio fare allenamenti, ti farò fare anche mindfulness, okay. Per i webinar, pensare, okay. E andiamo a curare il sonno, io okay. Penso già entro pochi giorni con il sonno migliorato noterai anche meno gonfiore, però andiamo avanti perché tu mi hai parlato del fatto che da 8 anni sei in menopausa, sì. Senza sostitutivi. No, assolutamente no, non okay. Terapia sostitutiva. Con la bellezza delle vampate che vanno sì. E vengono, il nervosismo, l'irritabilità che arriva quando meno te lo aspetti, faresti la guerra anche con il moscerino che ti passa davanti al viso e vi posso assicurare che la faccio. E ne fanno le spese chi mi sta intorno, purtroppo. Beh, infatti, quando noi guardiamo, io scherzo sempre, ma quando parliamo delle favole, no? Le favole è sempre una donna arrabbiata con lo specchio, ma magari anche la donna che è in balia delle onde delle sue ormoni, perché gli ormoni, gli estrogeni, servono per placare, calmare, migliorare le crescite dei capelli, lubrificare, migliorare le qualità del sonno, non solo, e anche nel nostro mood. Perché quando entri in, come hai detto tu prima, quando entri in menopausa diventi ancora più, non voglio dire schizzinosa, però tutto si amplifica. Sì. I rumori si amplificano. Anche non volendo, è una cosa che tu non riesci a controllare. Io sai quante volte mi ritrovo a chiedere scusa alle persone che mi circondano, anche al lavoro, con le colleghe, scusa, guarda, non volevo avere questa reazione esagerata, mi rendo conto. Ecco la soluzione, c'è la soluzione qua. You Balance,
Ok, questa è la soluzione che adesso la facciamo per te. E questo è uno dei miei pochi integratori, perché io quasi tutti i miei integratori chiedo di prendere una capsula al giorno, ma U Balance è meglio prendere due al giorno, una la mattina, una la sera, e sono fitoestrogeni che possono aiutarci a placare questi balzi di umore, i fastidi legati al menopausa, e questa è una cosa che ti aiuterà calmarti, anche per le mie amiche che sono in età fertile, vicino al tuo ciclo, se tu hai disturbi di ciclo, crampi, se hai balzi di umore, U Balance può aiutare anche a te durante la fase premestruale. Per le mie amiche che sono in menopausa, due al giorno, per le mie amiche che sono in, diciamo, età fertile, soltanto prima del ciclo. Questo è un altro regalo. Ti do anche La il sacchetta, sacchetto, ok, ok, grazie. sacchetto. E nel frattempo andiamo a sentire un'altra amica, perché più che un'altra amica andiamo a sentire, abbiamo visto Sara, abbiamo visto Diana, abbiamo visto Daniela e Veronica. Veronica, adesso vediamo tante 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 amiche, una sorta di riassunto di che cos'è Yes I Can. Andiamo ad ascoltare le amiche che ci spiegano perché sono venute da me e che cosa hanno trovato in questo viaggio. Io voglio che voi capite sempre da dove sono partita, perché solo con l'onestà io posso aiutare le persone ad amarsi di più, perché veramente ci ho passato le pene dell'inferno per arrivare dove sono oggi. E queste sono parole molto importanti, ragazzi, perché forse tutti quanti oggi dice: io pensavo che dovevo dimagrire qua. E invece no, ti dico che se tu impari no, impari di amarti, il fisico si gestisce da solo. Esattamente il minuto. Possiamo dire tutti quanti: mi amo, mi accetto come sono? Uno, due, tre. Mi amo, mi accetto come sono. Prova, tenta, tenta. Mi amo e mi accetto come sono. Respiro. Mi amo, mi accetto come sono. Mi amo e mi accetto come sono. Che cosa senti? Male. Perché? Perché ho in realtà un passato che penso che, bene o male, che accomunano tutti, lutti familiari, amori persi, autostima non pervenuta, bullismo dall'età dell'asilo a crescere, medie superiori, lavoro. E io sinceramente penso di essere una persona che mette il cuore. Non pensavo di rincontrarti e che mi avresti cambiato la vita. Ti voglio ringraziare per questo. Sei stata veramente fondamentale. Avevo promesso di non piangere, ci sto quasi riuscendo, ma ti garantisco che ho la pelle d'oca. Sei una persona fantastica e i tuoi webinar mi hanno aiutato a cambiarmi. E adesso, se a 33 anni sono quello che sono, è anche grazie a te. Sono soddisfatta, ti voglio bene, spero di continuare a fianco a te ancora per tanto, tanto tempo. Se il gin non ci fosse, sì, dovessimo inventarcela, perché il mondo è migliore con Gil, ve lo dico perché l'ho conosciuta. E perciò ti voglio dire davanti a tutti che ti voglio veramente bene e grazie per quello che hai fatto per me. Sei una persona unica. Unica cosa devo dire, grazie Sai Ken, però grazie Gil, grazie di tutto. Yes, I can. Giuro che continuo. Ragazzi, siamo qui con Alessandra. Adesso voglio darla, diciamo, un ulteriore regalo prima che va via, perché è importante per il protocollo. Perché abbiamo agito con MetaBoost sul metabolismo. MetaBoost Night è melissa composta per il sonno, U Balance per aiutare con questi balzi umorali legati alla menopausa, e poi Be Good. Be Good è il tessuto attivo con due tecnologie: bioinfrarosso è la nostra cosmesi dentro il filato, che aiuta a drenare i liquidi, migliorare gli inestetismi delle cellulite, perdere centimetri e migliorare la qualità della pelle. Ti piace come concetto? Mi Questi piace. devono essere messi tutti i giorni, però, ok? Abbiamo la versione giorno, ma abbiamo anche versione che è pigiama, così puoi anche dormire con il comfort line la notte. Per più li metti, più risultati avremo, ok? Questo va nel tuo sacchetto. Allora, Alessandra, raccontaci
Che cosa ti senti in questo momento? Perché ci stiamo per, diciamo, congedare il tuo percorso di un mese. Dimmi che cosa senti. In questo momento sono emozionatissima. Sono come una bambina che ha ricevuto un regalo importante e non vede l'ora di andare a casa per poter utilizzare quello che gli è stato donato. E soprattutto per dimostrare a me stessa che io ce la posso fare, che come tante altre donne ho visto oggi le loro testimonianze, anche io posso rinascere, posso dire a testa alta: sono di nuovo una donna e mi amo per quello che sono. Non vedo l'ora di iniziare. E io sono da domani, da stasera Melissa Composta e Stress Block, è Metabus Night da stasera. Fidati. E you balance così tu già da domani ti sentirai diversa. Me la metto la firma. Cioè, ho una carica interiore dentro che non avevo da tanto tempo. Mi sento carica veramente pronta, contenta, pronta. Sì. Allora, gioia. Amici, grazie per averci seguiti in questo percorso di la prima stagione di Yes I Can Andata. Questa è la prima della seconda stagione di Yes I Can. Candidatevi se volete venire da noi e volete provare anche voi a fare un percorso, raccontarvi, farci ascoltare quelli che sono i pensieri, le sensazioni di essere donna, che sono tanto, sono tante sensazioni, e ci sono tanti amici e tante soluzioni che ti possono veramente aiutare per rientrare in possesso delle redini, le redini della tua vita, per amarti psicologicamente, fisicamente, spiritualmente, emotivamente, e uscire vincente dalla vostra vita, perché la vita è una bella cosa e va vissuto con i piedi ben piantati a terra, con un amore del proprio corpo e una propria consapevolezza da donna di dire: io valgo. Non puoi dire con me: io valgo. Io valgo. Diciamo 1, 2, 3. Io valgo. Oh, e all'altro dobbiamo dire yes I can. Okay. 1, 2, 3. Yes I can. Grazie Alessandra tantissimo. Ciao, grazie a te Gilles. Ci vediamo fra un mesetto. Assolutamente, okay? Sì. E grazie a voi. Con voi. Grazie a tutti quanti. Ci vediamo, mi raccomando, ciao, fra la bellezza di circa 20 minuti sempre sul live, perché andiamo a presentare una anteprima mondiale, non veramente la prima mondiale, del mio collaborazione nuovo con Biomed. Vi aspetto per spiegare che sono le coleodali e perché sono importanti per la vostra salute. Vi aspetto fra 20 minuti sempre qui su gilcooper.it live shopping. Ciao!